chiama imprevedibilità, appartiene in ogni sua sfumatura all'Inter, ma certe volte garantisce minuti finali così folli che alcuni tifosi non osano neppure immaginare. È tutta dentro quel sinistro di Recoba che segna la differenza e scatena il delirio nerazzurro, in fondo a un recupero che capovolge tutto. E cosa ha detto a Recoba? Ma gli ho detto che è difficile contestarlo, insomma. Comincia tutto molto lentamente, con Adriano poco altruista e Stankovic che non la prende troppo bene. Cambiasso inizia subito a dare sostanza a una bella prestazione in avvio. Novellino invita i suoi a non farsi schiacciare, ma l'argentino è tra i più attivi e il duello con Antonioli resta sempre vivo. La Sampdoria è messa bene, Recoba pare triste in panchina, ma l'iniziativa è spesso nerazzurra e la testa di Vieri regala brividi, ma non gol. Flachi è un punto di riferimento importante e quando il riposo è vicino arriva anche l'inatteso vantaggio blu cerchiato. Lo inventa Tonetto, che rende vano il recupero di Emre, beffa Toldo e sembra disegnare un pomeriggio da sogno per Novellino, peraltro simpatizzante interista. La reazione c'è subito e Vieri si prende la responsabilità di tradurla in fatti concreti, ma l'esito lo induce allo sconforto. Anche nella ripresa non sono le occasioni a mancare, piuttosto la mira o la buona sorte, e poi Flachi tiene sempre in ansia la retroguardia interista. La Sampdoria conclude poco, ma quando lo fa rischia sempre di lasciare il segno, e il tentativo di Rossini ne è una chiara dimostrazione. Mancini cambia, inserisce Martins e toglie Cristiano Zanetti, sposta Emre al centro, prende atto dell'iniziativa di Stankovic e dell'ennesima risposta di Antonioli. Novellino regala il finale di partita a Kutuzov, mentre l'opzione Recoba richiede il sacrificio di un attaccante. Stavolta il penalizzato è Adriano. Giusto così, non è la sua giornata. Il problema di Mancini è che le cose sembrano funzionare soltanto dall'altra parte, almeno in fatto di gol. La mossa Kutuzov vale il raddoppio e sembra proprio la sentenza definitiva per l'Inter. È una partita vinta ormai, siamo riusciti ad andare sul 2-0 sfruttando le poche occasioni che abbiamo avuto. L'Inter sinceramente magari meritava il gol prima, però non avendolo trovato a 5 minuti a fine sul 2-0 sinceramente ci stavamo credendo. Oltretutto, quando Recoba ci prova, colpisce il palo e allora un po' di gente comincia ad abbandonare il Meazza. Si perde 6 minuti, cioè tutto. Si perde gli ultimi fuochi, cioè il meglio. L'esterno sinistro di Martins è l'Inter che mette la testa fuori dall'acqua, ma ormai sembra tardi e subito dopo il nigeriano si dispera perché assiste a quello che lui reputa un calcio di rigore ingiustamente non concesso. C'è spazio soltanto per gli inguaribili ottimisti, Martins li premia con una caparbietà da applausi e un assist forzatamente spettacolare per Vieri che lo valorizza al massimo. Il boato saluta il 2-2. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è importante. Poi fortuna, tutto quello che vogliamo, però l'importante era vincere, insomma, siamo stati bravi, dai. Un altro pareggio? Stavolta ci può stare, sussurra qualcuno in tribuna. Ma la dolce follia non è completa. Recoba finisce di capovolgere la partita, si impadronisce dell'ultimo attimo, si concede un'altra apertura di credito. I 3 punti appartengono all'umoralità di questo uruguaiano che, è vero, spesso promette e non mantiene, ma stavolta inventa la sopravvivenza. Soddisfazione per me sicuramente tanta, per la gente che è rimasta, purtroppo sono andati via è andata via un po' di gente che non hanno visto questa emozione che abbiamo vissuto questi ultimi 10-15 minuti, è tutto lì secondo me.